Cari amici, questa settimana abbiamo eletti i capitani delle case che ci accompagneranno e sosterranno tutto l'anno scolastico. Quella di giovedì 31 ottobre è stata una mattinata davvero intensa, fatta di condivisione ed entusiasmo. La giornata, cominciata nelle classi con i giochi divisi per case, ed è proseguita con l'approfondimento sulle skills. Ogni candidato alla carica di capitano ha poi pronunciato il proprio discorso, al termine del quale ci sono state le votazioni. Allora, volevo esprimere anzitutto la mia gioia e la mia soddisfazione per questa giornata e vorrei fare i complimenti a tutti coloro che si sono candidati per essere eletti possibilmente come capitano. Merito un applauso per il coraggio. E facciamo i complimenti ai capitani, i quali hanno davanti un compito molto importante e gravoso, perché saranno i conduttori delle diverse squadre, delle diverse case, quindi avranno il compito di condurre la squadra. Ma volevo complimentarmi con loro perché ho sentito alcuni loro programmi, nessuno di loro ha detto: io voglio diventare capitano perché voglio comandare il mio gruppo. Nessuno, anzi, prendo come spunto una frase pronunciata da un candidato all'interno del suo programma, che ha detto: io voglio che noi possiamo essere come casa, come uno stormo che sopravvive a una tempesta. Bellissima questa idea, bellissima. L'idea di Giacomo, che utilizziamo come slogan per fare gli auguri a tutte le case. Ecco coloro che sono stati eletti per rappresentare le quattro case. Lunedì una nuova avventura ha preso il via alla scuola dell'infanzia. Due strani personaggi hanno risalito il fiume con il loro velirio. I bambini erano stupiti, meravigliati alla vista dei due pirati. Il loro compito è quello di salvare il pianeta, perché insieme è possibile riciclare i rifiuti. Infatti il progetto ha come titolo Missione Verde. Noi ci teniamo. Il diritto su cui si lavorerà è quello di vivere in un ambiente sano. In chiusura vi mostriamo le immagini dell'evento che si è svolto lo scorso venerdì, al quale hanno partecipato tutti i costruttori della scuola secondaria, che hanno avuto modo di vedere il frutto del loro lavoro, grazie a una visita speciale che si è conclusa con un momento conviviale. Quindi in questo momento ringraziarvi per il lavoro prezioso che avete fatto durante questa estate così particolare. Noi siamo commossi e contenti per questa sinergia che siete riusciti a sviluppare per portare a termine questa impresa che sembrava impossibile. Bene, io volevo solo aggiungermi al grazie di Padre Antonio e riconoscere che era impossibile per qualcuno realizzare quest'opera in così poco tempo. Io credo che ciò che l'ha resa possibile, oltre alla vostra professionalità, è stato il fatto che tutti siete stati disponibili a collaborare. E questo miracolo della collaborazione penso che sia bello che sia avvenuto qui in una scuola dove i nostri alunni sono invitati ad imparare che nella vita guadagniamo quando mettiamo insieme le forze, non quando ognuno rimane chiuso in se stesso. Quindi grazie del vostro esempio e della vostra collaborazione. Che tutta questa opera qui abbiamo fatto in 72 giorni, siamo entrati nella scuola il 4 giugno con trasloco dei mobili e abbiamo consegnato la scuola il 26 di agosto ai padri per le pulizie e l'arredo. Abbiamo veramente fatto un'opera eccezionale. Da Anita e Federico è tutto. Alla prossima settimana!